la scorsa legge finanziaria ed infine in relazione all'assunzione di personale per i collocamenti a riposo dell'anno 2010, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha ufficialmente richiesto l'autorizzazione ad assumere complessive 1.145 unità di personale nel Corpo di Polizia Penitenziaria, di cui 1.018 agenti e 127 vicecommissari del ruolo direttivo ordinario. Anche in questa sede voglio inoltre ribadire che è mio intendimento sollecitare un intervento normativo che, pur nei limiti dettati dalle attuali contingenze economiche, disponga il giusto riallineamento di alcuni ruoli e qualifiche della Polizia Penitenziaria con omologhi ruoli e qualifiche delle altre forze di polizia ad ordinamento civile. La nostra risposta al sovraffollamento è stata chiara fin dal primo giorno: più posti attraverso nuove strutture, più agenti di Polizia Penitenziaria, più lavoro nelle carceri per evitare la recidiva e rendere più umano il trattamento, una più robusta offensiva diplomatica per fare sì che i detenuti stranieri scontino la pena nei loro paesi di origine. Su quest'ultimo versante abbiamo chiesto all'Europa di fare di più, ottenendo un riscontro positivo, e abbiamo chiesto ai paesi sottoscrittori dei trattati bilaterali con l'Italia di adempiere al loro dovere. Infatti, solo attraverso il raggiungimento di migliori condizioni nel sistema carcerario potremo essere certi di adempiere e rendere vivo il senso profondo dell'articolo 27 della nostra Costituzione. Il carcere ci ammonisce e ci ricorda il dolore delle vittime dei reati commessi da chi è detenuto. Il modo migliore che ha lo Stato per onorare la sofferenza delle vittime e dei loro familiari è assicurare la certezza della pena. Allo stesso tempo è dovere di un paese civile, avanzato e democratico come l'Italia, ricordare sempre che dietro quelle sbarre c'è un uomo, la cui dignità è da salvaguardare e la cui speranza di riscatto è da sostenere e da promuovere. Per questo desidero esprimervi in questa solenne occasione, ancora una volta, il mio plauso insieme alla mia riconoscenza, mia e di tutto il paese, perché nel chiuso degli istituti di pena, ogni giorno voi, donne e uomini della Polizia Penitenziaria, rendete vivi questi principi, sorvegliando, vigilando e, mi sia permesso, talvolta consolando, rendendo più umana e sopportabile la perdita della libertà e la fatica dell'espiazione. Viva la Polizia Penitenziaria, viva l'Italia. Questo è l'intervento del Ministro Angelino Alfano, Ministro di Giustizia. E adesso il programma prevede che il Presidente della Repubblica proceda alla consegna della bandiera d'istituto al gruppo operativo mobile nella persona del Direttore Generale di Brigata Alfonso Mattiello. Seguiamo adesso questa cerimonia, ma intanto soffermiamoci con i nostri ospiti su quello che hanno detto entrambi, cioè il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Franco Ionta e il Presidente e il Ministro della Giustizia. Ecco, allora, dottor Gorra, la cosa che ci ha colpito molto è il fatto che comunque il Ministro, per esempio, ha ammesso, diciamo, siamo con 67.000 detenuti al più alto numero di detenuti che la storia repubblicana abbia avuto, e questo però, è un dato importante che noi abbiamo già sottolineato prima, nonostante ci sia stato l'indulto, nonostante ci sia stato tutto quello che è avvenuto fra il 2006 ed oggi. Allora, per effetto delle leggi che sono state fatte, il Ministro ha ricordato, ma anche il Presidente Ionta, il Capo del DAP Ionta, che comunque tutto si scarica poi sul servizio della Polizia Penitenziaria. Insomma. Lei tra l'altro è stato ricordato anche per questo motivo. Ecco, in questo momento la consegna della bandiera, tra l'altro un atto particolarmente importante. Sì. Seguiamolo un attimo prima di ritornare a parlare dell'affollamento. Ecco, commissario Gorla, che cosa significa questa consegna della bandiera? Guardi, perché è importante? Ecco, diciamolo ai nostri ascoltatori. È un evento molto particolare perché dà un forte riconoscimento, un importantissimo riconoscimento al gruppo operativo mobile che nella lotta alla criminalità organizzata, ecco, il generale Mattiello sta ricevendo la bandiera, da questo momento il reparto è dotato di bandiera, per cui è significativo perché è un reparto che custodisce con grandissima professionalità, con grandissimo senso del dovere i detenuti sottoposti al 41 bis, per cui tutti la criminalità organizzata in generale. Ecco, ricordiamo che adesso al 41 bis sono, mentre l'inno d'Italia accompagna la bandiera che torna
al reparto dei GOM, se non sbaglio, no? Sì. Sta in questo momento entrando nei ranghi, no? Si dice Assunta. E, sono 690 i detenuti al 41 bis e questo è praticamente importante perché la lotta alla mafia si fa anche nel carcere, certo, assicurando, certo, che... Certo, assicurando che i collegamenti tra i boss e i propri associati siano tagliati, siano stroncati, e questo avviene grazie alla professionalità, all'attenzione particolare e alla preparazione che hanno gli uomini e le donne del gruppo operativo mobile. Infatti abbiamo visto anche un po' di commozione nel generale Alfonso Mattiello, no? Capita, in questo momento, anche perché il Presidente della Repubblica che canta l'inno d'Italia. Importante ricordare appunto che la lotta appunto alla mafia si fa fuori dal carcere, quando si assicurano al carcere i boss mafiosi e i manovali della mafia, ma si fa anche nel carcere quando si assicura che non ci siano più legami con l'esterno e che se magari ci sia un percorso da parte anche, diciamo, dei manovali, no, di collaborazione con la giustizia. Importante, questo è un aspetto fondamentale e anche questo è un compito demandato al personale della Polizia Penitenziaria di questi reparti sparsi sul territorio nazionale, perché grazie alla loro dedizione, alla loro attenzione sono in grado di cogliere quei piccoli particolari che permettono poi alla magistratura, insomma agli inquirenti, di ottenere informazioni e notizie. La medaglia d'oro al merito civile alla memoria del maresciallo del Corpo di Agenti Custodia Costantino Satta. Assolveva il proprio compito con alto senso del dovere e con incondizionata dedizione. A seguito dell'assalto di una banda armata penetrata all'interno del carcere nel tentativo di bloccare la fuga dei detenuti, veniva ucciso a colpi di pistola esplosi di contro da un componente della banda. Mirabile esempio di spirito di servizio ed altissimo senso del dovere, spinti fino all'estremo sacrificio. Ferrara, 8 giugno 1945. E commissario Gorra, 1945, siamo in un periodo molto lontano, perché è attuale anche questo tipo? Attuale questo perché è significativo questo riconoscimento, perché dà il senso del dovere che accomuna tutti gli appartenenti alla Polizia Penitenziaria, senso del dovere che in questo caso si è spinto fino all'estremo sacrificio, pur di evitare l'evasione di detenuti che sono stati... E siamo in un periodo difficile, siamo nel dopoguerra, anzi qui siamo l'8 giugno, appena finito, c'era appena stata la liberazione, quindi l'importanza è che l'Italia riprendesse un percorso normale. Io credo che sia molto significativo appunto che sia stata concessa questa onorificenza alla memoria appunto di Satta in questa giornata. Questo è quello che dicevamo all'inizio, che i valori della democrazia e del rispetto delle istituzioni ovviamente fanno parte proprio del DNA della polizia penitenziaria. Adesso c'è una medaglia di bronzo al merito civile, dottoressa Borzacchiello, che viene conferita all'assistente capo di polizia penitenziaria Salvatore Russo. Perché? Adesso il commissario Gorla potrà, lui essendo appunto il comandante di reparto e conosce ovviamente molto meglio di me i comportamenti che sono della polizia penitenziaria, ma perché appunto... Perché c'era una fuga di gas... Praticamente questo è un episodio avvenuto nel 2008 a Pomigliano d'Arco. Capo della polizia Ionta che consegna questa medaglia bronza. Siamo a Pomigliano d'Arco, questa volta siamo il 30 aprile 2008, quindi recente. Recente avviene l'assistente libero dal servizio, e nota un grosso incendio all'interno di una palazzina e senza desistere interviene, entra all'interno della palazzina, salva una signora che aveva difficoltà di deambulazione e nonostante il pericolo di crollo, per cui è un atto di generosità di alto civile. Senso civico. Questa persona invece, che è l'assistente capo della Polizia Penitenziaria Giuseppe Miscioscia. Sentiamo le motivazioni. Il senso dei colleghi e dei detenuti in grave difficoltà per le fiamme e le dense esalazioni di fumo. Con grande spirito di sacrificio e sprezzo del pericolo, si introduceva più volte all'interno del reparto, riuscendo a trarre in salvo l'autore dell'incendio ed altri due detenuti in grave pericolo di vita. Mirabile esempio di senso del dovere ed eccezionali capacità personali e professionali. Casa circondariale di Lanciano, 23 dicembre 2009.
è avvenuto da poco da tempo, pochissimo. Cioè questo tra l'altro una promozione per merito straordinario. Ecco, sì, è previsto dal regolamento che in casi di eccezionali il personale possa acquisire un grado superiore. È particolarmente interessante, dottoressa Borzacchiello, questa promozione, perché qui c'è una persona che è entrata nel momento in cui c'era una situazione di grave tensione, tensione, che aveva portato a un autolesionismo da parte di alcuni che è andato fuoco, no? Sì, e lui invece di chiudere la cella, come dire, è entrato e ha salvato le persone. Naturalmente, appunto, un poliziotto penitenziario ha questa prontezza e lo fa con coraggio, perché è chiaro che ha messo a rischio prima di tutto la propria vita. Noi purtroppo siamo abituati a sentire, ad ascoltare gli eventi critici, quelli che appunto poi si manifestano, vanno a compimento, ma dimentichiamo che ogni giorno il lavoro della polizia penitenziaria nelle carceri è un lavoro, noi diciamo, di atti, piccoli gesti, di atti di eroismo quotidiano, perché oltre a garantire la sicurezza, la polizia penitenziaria deve sempre, in ogni momento, essere accanto alla persona detenuta, sostenerla anche in quelli che sono momenti anche di disagio, di emotività, ma anche intervenire in situazioni critiche, anche come atti di autolesionismo o altri eventi appunto. Vorrei critici. Segnalare che tra l'altro questa promozione permette straordinaria l'agente scelto di polizia Stefania Cicali, perché qui siamo per meriti sportivi. Sportivi, un atleta ha vinto una medaglia d'oro in occasione dei campionati del mondo Under 23 di canoa K1. Sì, è significativa e importante questa premiazione, perché ci ricorda che il personale della polizia penitenziaria appartenente al gruppo sportivo Fiamme Azzurre porta all'esterno, porta in tutto il mondo l'immagine della polizia penitenziaria. E l'immagine della polizia penitenziaria è anche questa, la consegna da parte del corpo di una targa. Sì. Di ricordo di questa cerimonia e sì, di quella che è l'importanza dello schieramento, da parte dello schieramento 100... al Presidente della Repubblica, eccolo. Sì, dei 142 nuovi commissari che hanno appena concluso il corso di formazione e hanno fatto il giuramento pochi giorni fa, che hanno voluto donare appunto questo omaggio, che è un atto appunto di fedeltà alla Repubblica. Ecco, il Presidente della Repubblica in questo momento, ecco, sta salutando il Presidente del Senato Schifani, le altre autorità diciamo dell'amministrazione giudiziaria del nostro paese, il ministro degli interni, il presidente Polverini e il sottosegretario Letta, che rappresenta la presidenza del Consiglio, in questo momento sta per uscire. Sentiamo gli onori al Presidente della Repubblica. Reparto a tutti, presenta. Onori al Presidente della Repubblica! Repubblica che si avvia alla sua auto, abbiamo visto la bandiera decorata del corpo della polizia penitenziaria e il Presidente della Repubblica ha applaudito e anche qui si è dimostrato di essere la persona più amata dagli italiani e rappresenta in maniera totale e completa insomma la nostra nazione proprio anche in questo avvenimento del 150° anniversario della unità d'Italia. Noi accompagniamo con queste immagini, con queste parole della nostra telecronaca che si avvia anche per quanto ci riguarda alla conclusione, ma vorremmo sottolineare ancora, ringraziando se possiamo fare un ringraziamento noi anche da questi microfoni al Presidente della Repubblica per essere stato qui e per rappresentare così bene tutta la nostra nazione. Torniamo un attimo alle carceri, perché noi dobbiamo anche dire che dentro le carceri ci sono criticità
il presidente Jonta ha detto nel nome dell'articolo 27 della Costituzione la pena non può essere contraria al senso di umanità e deve tendere alla rieducazione, quindi c'è bisogno di lavorare molto in questo momento. Ricordiamo i dati, 39.000 agenti, 67.000, più di 67.000. Questo lo ha evidenziato anche l'intervento del Ministro della Giustizia. E